Un prete rivoluzionario come Don Lorenzo Milani negli anni 60 diceva ai suoi ragazzi di Barbiana che per essere uguali agli altri bisognava imparare a leggere e a scrivere. Con quella frase voleva fare una vera e propria rivoluzione culturale nella quale la scuola aveva un ruolo fondamentale. E per lui quei ragazzi avrebbero potuto cambiare la loro situazione, la situazione delle loro famiglie, il loro futuro studiando e emancipandosi dalla loro situazione di vera e propria schiavitù. Nella scuola di Barbiana si andava a scuola 7 giorni su 7, 24 ore al giorno, creando scandalo nel piccolo paesino della Toscana. Ma Don Lorenzo Milani appuntava che nessuno si scandalizzava quando quegli stessi bambini, quei ragazzi, lavoravano allo stesso tempo per servire qualche il vizio di qualcuno o le esigenze di qualcuno, lavorando, no? Sfruttati spesso. E oggi nel 2020, quasi 2021, come attualizziamo quell'insegnamento? Come può la scuola ricoprire, avere quello stesso ruolo cardine in una rivoluzione culturale capace di cambiare il futuro delle persone o la vita anche di una sola persona? Si attualizza attraverso le competenze, attraverso l'acquisizione di nuovi saperi che riescono a stare al passo con il tempo, con i tempi, ma soprattutto forse ad anticiparli, perché oggi essere uguale agli altri significa avere competenze capaci di affrontare le nuove sfide del futuro che corrono sempre più veloci. Si dice che non basti più il diploma, che non basti più la laurea, ma questa forse è solo una banalizzazione. Quello che serve è un approccio alla cultura capace di capire come questa sia l'unico strumento di libertà, di indipendenza e di autonomia nei confronti del contesto. Ed è passa anche attraverso questa capacità passa anche attraverso il foglio di carta, ma non è il foglio di carta. Ed è importante che chi si approccia allo studio, indipendentemente dall'età, come vedremo oggi, capisca questo. È la sfida difficile degli insegnanti, che gli insegnanti si devono fronteggiare, è proprio quella di trasmettere questo messaggio. Non si studia per lo studio, ma lo studio è un mezzo per acquisire dei traguardi molto più lontani, molto più lungimiranti. Quindi eccoci, ben trovati, ci troviamo al nostro secondo appuntamento con le storie di valore. Al microfono c'è Michela Di Michele del CSV Abruzzo per parlarvi di istruzione per adulti. Come si torna da grandi sui banchi di scuola, anche virtualmente, come si usa oggi. Con me ci sono le protagoniste di oggi, la studentessa Virginia Spinelli e la professoressa Maria Daniela Sfarra. Benvenute. Grazie. Allora, cominciamo da Virginia a conoscerci. Tu sei una studentessa e vorrei sapere, vogliamo chiederti, come sei arrivata ad intraprendere questo percorso? Vuoi raccontarci la tua esperienza? Certo. Allora, da tempo pensavo di riprendere gli studi, ma tante situazioni e il mancato coraggio non me l'hanno permesso. Una mia cara amica mi ha parlato del corso serale dell'Istituto Aterno Mantone di Pescara, grazie al quale mi sarei potuta diplomare. È una scuola superiore statale a tutti gli effetti. Presi appuntamento lo scorso dicembre con la ex dirigente Antonella Sanvitale e così ho iniziato il mio percorso. Lo trovo molto stimolante perché ci sono varie iniziative che ci vengono proposte e a cui ho aderito. Ad esempio, l'anno scorso abbiamo partecipato ad un evento online con lo scrittore Goffredo Buccini che ha presentato il suo libro Ghetti, l'Italia degli Invisibili. Da lì ho preso spunto per scrivere una mia riflessione sul valore delle periferie, dato che vivo in un quartiere periferico. Questo mio lavoro è stato pubblicato sul sito della biblioteca di Giampaolo per il progetto Insegna Libro, che si occupa di favorire la cultura negli ambienti meno fortunati, in particolare nel quartiere di Villa del Fuoco di Pescara. Poi ho partecipato al concorso letterario Città Sant'Angelo, seconda edizione, a cui ho inviato un breve racconto. L'anno scorso un'altra bella esperienza è stata la partecipazione al concorso Boccaccio Giovani, bandito dalla Regione Toscana. Si trattava di scrivere una novella d'amore. Siamo ancora in attesa dei nominativi dei vincitori e la premiazione avverrà nel 2021 a Firenze, in occasione del 7° centenario della morte di Dante Alighieri. Inoltre, sul sito di regiovani.it, il nostro corso serale ha spazio per pubblicare foto e video, notizie, articoli e commenti come se fossimo una vera redazione giornalistica.
Interessante il passaggio su Insegna Libro perché è un'esperienza che ha messo insieme tante associazioni, alla quale tra l'altro ha partecipato anche il CSV Abruzzo, e faceva leva proprio su questo, sulla cultura capace di cambiare la vita nelle periferie, periferie che spesso sono concepite per essere ghetti, no? Si parla di periferie criminogene, cioè dove il crimine nasce lì perché sono strutturate dal punto di vista dell'architettura, della bellezza che non c'è, dell'offerta che non c'è, per creare un vero e proprio ghetto all'interno della città, come se ogni città ne avesse bisogno, no? Invece Insegna Libro va a scardinare proprio questo preconcetto, a portare la bellezza e la cultura laddove dovrebbe tranquillamente esserci e che invece bisogna quasi importarla. È un progetto che è unito dall'università, tantissime associazioni che già lavorano sul territorio ed è stato interessante. Ma facendo un passo indietro, raccontaci la storia prima, qual è la tua storia prima di arrivare a questa determinazione, no? Come ci sei arrivata? Come ho detto in precedenza, sono arrivata a frequentare questo corso serale grazie a una mia cara amica che mi ha consigliato di riprendere gli studi tramite questa scuola, proprio a tutti gli effetti una scuola statale superiore. Che avevi lasciato in precedenza, sì. Perché magari c'erano subentrati degli scoramenti, esatto. Oppure così. Un momento di perdizione, se si può dire così. Sì, si può dire, un momento in cui magari non ti sembrava più prioritaria. Non avevo motivazione o voglia o altro, solo questo. Quindi non si perde per sempre, no, si può recuperare. È stato solo un periodo. Esatto, poi è importante riconoscere che passa e non è che tu sulle scelte non si può tornare, no? Certo che si può tornare. Questo che è fondamentale. E adesso il tuo sogno qual è? Allora, il mio sogno è poter essere felice, scrivere un mio libro, magari una storia di riscatto per le persone che vogliono uscire da una situazione di devianza e marginalità. Per dare esempio alle tante persone, soprattutto ragazze, che vogliono semplicemente vivere la propria vita. Ho partecipato a vari concorsi, come ho detto in precedenza, e punto in alto. Quest'estate, per esempio, ho raggiunto un grande obiettivo. Ho partecipato al concorso letterario nazionale Il Rovo e sono arrivata seconda con il mio racconto in prosa del titolo Ribelle. Grazie a questo percorso ho capito che io posso tutto. Non sono di meno. Dopo il diploma vorrei iscrivermi all'università ed essere indipendente. Questo è un augurio che condividiamo, ti facciamo. Che università? Lettere Moderne. Ah, fantastico. Bene, in bocca al lupo. Prego. E intanto, dopo questa storia, prima di addentrarci dall'altra parte della barricata, ma vedremo che non è così, ascoltando la professoressa, ci godiamo una pausa musicale. Eccoci, bentornati dopo questa breve pausa. Che cosa farò da grande? Sono sempre corro indipendente con le mie domande, che è l'augurio che ci facevamo prima, no? Le possibilità che dà la cultura. Eccoci allora, Daniela. Passiamo a conoscere invece cosa ne pensa la parte della docenza, no? Da professoressa. Tu sei insegnante, sei anche ambasciatrice Pale, adesso ci spiegherai bene che cos'è e quindi raccontaci qualcosa in più per conoscerci meglio. Sì, buongiorno a tutti, sono Daniela Sparra, docente di discipline letterarie e insegno da circa 10 anni nel percorso di secondo livello dell'Istituto Tecnico Statale a Terno Mantone di Pescara. Ex corso serale, diretto dalla dottoressa Michela Terrigni. Coordino progetti formativi e laboratori linguistici per studenti autoctoni e non. Da circa 2 anni ricopro il ruolo di ambasciatrice Pale con l'incarico di promuovere sul territorio un dibattito diversificato sull'educazione degli adulti. Pale è la piattaforma elettronica per l'apprendimento degli adulti in Europa, finanziata dal programma Erasmus+. È anche uno spazio di confronto per i professionisti del settore dell'educazione degli adulti ed è una community multilingue. L'unità EPALE Italia Indire, che è l'Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa, supporta ed è supportata da 55 ambasciatori provenienti da diversi ambiti dell'apprendimento permanente. Ecco, parliamo di appunto apprendimento permanente, facendo una panoramica per capire meglio cosa sia l'istruzione per gli adulti e la realtà nello specifico della Terno Mantone. Sì. Allora, il più recente rapporto OCSE a proposito della formazione degli adulti evidenzia che addirittura il 39% della popolazione italiana tra i 25 e i 64 anni non ha un diploma, contro il 18% del resto d'Europa.
La formazione degli adulti può essere la chiave di svolta per l'esigenza personale di chi vuole essere al passo con i tempi, i disoccupati, i migranti, per una riqualificazione professionale, per ridurre il rischio di recidiva degli ex detenuti. Una risposta a questa esigenza può essere iscriversi al percorso di istruzione di secondo livello, rivolto a studenti compresi dai 16 anni in su fino all'età più matura. Questo tipo di scuola è a Pescara, nell'Istituto Statale Aterno Mantonè, ed è possibile frequentare un corso di 4 anni per conseguire in una scuola statale il diploma valido a tutti gli effetti, che prevede il solo pagamento delle tasse scolastiche. È un istituto tecnico-commerciale, per intenderci la vecchia ragioneria, e c'è la possibilità di scegliere tra due indirizzi, sistemi informativi aziendali e amministrazione, finanza e marketing. È una scuola che è a Pescara da 25 anni, dove finora si sono diplomate circa 1000 persone, con ottimi risultati. L'orario va dalle 17 alle 21.30, dal lunedì al venerdì. Il percorso di secondo livello si raccorda con il CPA, Centro Provinciale per l'Istruzione degli Adulti, finalizzato al conseguimento del titolo di studio conclusivo dell'ex scuola media. Organizza corsi di apprendimento della lingua italiana, rivolti anche agli adulti stranieri in età lavorativa e anche altro. In Abruzzo ci sono 3 CPA, uno tra Pescara e Chieti, uno all'Aquila e uno a Teramo. Tu insegni già da diversi anni in questo contesto, su Pescara. Ci dici com'è cambiato? Hai visto cambiare anche gli utenti di questo tipo di offerta formativa? Prima magari, parlo da esterno, l'istruzione serale si riteneva dedicata ad un pubblico adulto, no? Invece Virginia è giovanissima, ad esempio, quindi già questo è fuori dallo schema, dal pregiudizio o dal preconcetto che uno può avere sulla scuola serale. Tu su Pescara come hai visto? Hai visto un'evoluzione in questo senso o Virginia è un'eccezione? No, non è un'eccezione, è che il quadro dal punto di vista normativo per quanto riguarda la formazione degli adulti è cambiato e quindi da circa 3 anni questo percorso è rivolto agli adolescenti, quindi a partire dai 16 anni in su, come dicevo prima, quindi non più soltanto ai lavoratori adulti come precedentemente succedeva. È un contesto appunto di attività variegate che vuole rispondere a esigenze differenti e per studenti di varie fasce d'età, diversi anche per livelli di formazione iniziale, aspettative. In particolare nella nostra scuola molte sono le iniziative messe in campo per stimolare gli studenti a promuovere se stessi e scoprire di avere delle doti che aspettano di venire alla luce. Qualche esempio di sinergia con altre realtà: partecipazione a molti progetti di promozione della lettura per Libriamoci, promossi dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali e dal Ministero dell'Istruzione, la promozione del concorso di poesia Metaforicamente, la partecipazione a vari concorsi letterari nazionali e al contest europeo Jobs of the Future, che ha visto la vincita di 3 nostri studenti, i quali hanno meritato i primi 3 premi in palio. Un progetto questo finanziato da Erasmus Plus. Il contest era promosso dal Consorzio Future, di cui è stato parte partner il CIAPE, il Centro Italiano per l'Apprendimento Permanente di Roma. Nel febbraio scorso si è tenuto nel Palazzo della Provincia di Pescara il workshop Studia da adulto diventa grande, organizzato in rete dall'Aterno Mantone di Pescara, il CPA di Pescara Chieti e l'associazione culturale Smart Lab Europe, con il supporto dell'unità Ipale Indire, per parlare dell'educazione degli adulti con uno sguardo al nostro territorio e all'Europa. In questa sede sono state raccontate le attività formative in atto sul territorio, con esempi sia di apprendimento formale, svolte nel percorso di secondo livello dell'Istituto Aterno Mantonè e nel CPA di Pescara Chieti, sia di apprendimento non formale con la partecipazione dell'associazione culturale Smart Lab Europe. Ad esempio è stato esposto un progetto del nostro serale, Il benessere della conoscenza a teatro e al cinema, pubblicato sulla piattaforma Ipale, sui suoi relativi canali social per la condivisione di buone pratiche e anche sul terzo numero della rivista scientifica Ipale Journal. Il progetto ha offerto spunti di riflessione circa un connubio tra la letteratura, il teatro e il cinema. Dopo una lettura ad alta voce di alcuni brani proposti, gli studenti hanno assistito alla trasposizione cinematografica e sono stati condotti a operare un confronto tra le scene prima solo immaginate e poi viste sotto forma di film. La conclusione del progetto è stata la realizzazione di una rappresentazione teatrale di qualche scena dell'ultimo atto della Locandiera di Goldoni,
che ha molto appassionato gli studenti. Un importante spazio del workshop è stato dato ai percorsi di educazione degli adulti ristretti in atto presso le sezioni carcerarie della Terna Mantonè e dei CPA di Pescara Chieti. Si è parlato poi delle attività EPALE sul territorio nazionale e dell'impegno delle ambasciatrici per la regione Abruzzo. Sono seguite le testimonianze di studenti ed ex studenti delle scuole organizzatrici dell'evento. Un evento rivolto a rappresentanti dei diversi enti del territorio, scuole, istituzioni culturali, terzo settore, comuni, docenti e studenti, sia della Terna Mantonè sia del CPA di Pescara Chieti, con la partecipazione di circa un centinaio di persone. Concludo dicendo dei riferimenti per chi fosse interessato a conoscere la nostra scuola. Il sito è www.mantone.edu.it, la pagina Facebook Serale Aterno Mantone e la scuola è ubicata in via Tiburtina 202 a Pescara. E qui hai toccato anche un altro punto, che è quello dell'educazione nelle carceri, che merita tutto un altro approfondimento, perché sì, anche quello è interessante. Quindi è cambiato non solo a livello di utenza, perché anche grazie ad un'integrazione normativa anche persone più giovani adesso sono ammesse ad accedere ai corsi serali. Evidentemente questo risponde anche ad un'esigenza che si era manifestata, no? Un adeguamento normativo forse. E poi anche il fatto che è una scuola che si è aperta, perché queste collaborazioni con le realtà associative esterne parlano anche di un'istituzione che ha aperto le sue porte per accogliere anche contaminazioni che provengono dalla città e dall'esterno. Sì. Grazie, quindi ricapitolando, oggi è una puntata che ci permette di portare a casa un po' di punti. Il primo è che non c'è mai un momento sbagliato per ripensare le proprie scelte e per rimettersi a studiare. Due, che la scuola rimane un caposaldo, un'istituzione fondamentale all'interno di un paese libero, democratico come quello che abbiamo, e dove lo sviluppo è importante per lo sviluppo del pensiero critico, no? Che adesso è sotto attacco, se pensiamo semplicemente a quello che si dice sugli algoritmi dei social media, che tendono a proporre dei contenuti e quindi a formare l'opinione o orientare un'opinione, o ad altre situazioni congiunturali che vorrebbero una coscienza critica sicuramente limata, no? Invece la scuola insiste su questo punto e ce lo portiamo a casa. E tre, che Pescara è vitale, e quindi la scuola ti raggiunge ovunque tu sia, qualunque età tu abbia, quindi se sei a Pescara e vuoi studiare non hai scuse. Va bene, grazie a ciao tutti, grazie Virginia a voi. Punta in alto e in bocca al lupo per l'università. Grazie.